Se c'è una cosa che ho imparato da YouTube è che ogni canale ha al suo interno un video recensione. Ma che cacchio è una recensione? I video recensione che troviamo sul tubo sono tutti quanti differenti tra di loro, tutti quanti strutturati in maniera diversa da un altro. Questo allora mi fa dubitare: esistono vere recensioni su YouTube? Boh, dunque perché non fare anch'io stesso un video recensione? Buttiamoci in questo calderone! E allora, scudieri, parliamo di un fumetto orientale, scritto e disegnato da Nobuhiro Watsuki tra il 1994 e il 1999 e poi successivamente pubblicato in Italia dalla sempre presente Star Comics. Si tratta di Kenshin Samurai Vagabondo e trae il suo titolo proprio dal nome del protagonista. Kenshin Imura è un assassino che verso la fine del 1800 compie il lavoro sporco per i cosiddetti samurai ambiziosi, ovvero gli oppositori dello shogunato che mirano a cambiare il sistema politico del Giappone che era fermo a secoli e secoli prima. Così lo shogunato finisce, arriva la cosiddetta era Meiji e viene istituito un governo un po' più simile a quelli moderni, un pochino di più all'occidentale, insomma, e molti dei samurai ambiziosi che hanno combattuto nella guerra ricoprono così cariche politiche importanti. Non Kenshin però, lui decide di continuare la propria vita non come politico, bensì come samurai vagabondo. E così vaga per l'antica terra di Zipangu alla ricerca di un qualcosa che mai, cos'è, non lo sappiamo nemmeno noi, che ancora Kenshin stesso non conosce. Una cosa però Imura ha ben in testa: lui non vuole assolutamente più uccidere, e per questo motivo la sua unica compagna di viaggio è una katana ma dalla lama invertita, un'arma unica nel suo genere. All'inizio della storia però Battosai, così infatti era conosciuto Kenshin durante la guerra, incontrerà una persona che ben presto diventerà speciale, persona che non sarà affatto l'unica ad incrociare la propria strada con quella di Mura, ed è così che la storia trova il suo svolgimento. La trama ruota attorno a Kenshin, è lui infatti il protagonista della storia, ma appunto non è l'unico personaggio. Poiché così i vari protagonisti troveranno la strada proprio grazie all'ex assassino, anche egli infine troverà la propria grazie a loro. Nessuno viene lasciato indietro, che vengano presentati personaggi amici o nemici, ognuno troverà la propria strada, la propria evoluzione. Tutti quanti trovano un proprio sviluppo all'interno del manga. Tutti quanti hanno un passato, un presente nel quale viene coinvolto Kenshin e un futuro slash finale. Nessuno insomma viene presentato giusto come una macchietta inutile ai fini della trama o solo in funzione di quello che è il finale di Kenshin, ovvero la strada principale narrata dall'autore. Ogni persona è caratterizzata in modo ottimo, con un proprio carattere, proprie caratteristiche, un proprio modo di fare e ovviamente nel caso di combattenti ognuno con tecniche proprie e molto spesso derivate dalle varie scuole di spada giapponese. Partendo dal rissoso Sanosuke con il proprio stile di lotta da rissaiolo, da teppista, passando poi per Saito, ex fiero membro degli Shinsegumi, ovvero il corpo di polizia dello shogun. Lo stile di lotta è intrinseco nel personaggio, ne racconta la storia, ha un proprio senso di esistere e si evolve con l'evolversi della trama di ognuno. Trattandosi infatti di uno shonen, il protagonista, durante lo svolgersi della sua storia, dovrà affrontare tantissime difficoltà, che qui si traducono con duelli con la spada. A differenza di tantissime altre opere, qui i combattimenti scorrono molto velocemente e molto spesso in un modo realistico, ovvero vengono risolti in pochi colpi. Ovviamente le tecniche che Battosai, chiamato così perché è largo utilizzatore della tecnica Batto, e compagnia bella utilizzano sono ai limiti dell'essere umano, però il fatto che i combattimenti non durino mille volumi
aggiunge un tocco di realismo al tutto, così come le ferite che rimangono anche dopo i combattimenti, aggiungendo un tassello alla storia, diventando quasi necessarie per lo sviluppo dei personaggi. Piccola parentesi, il realismo dei combattimenti in pochi colpi e il fatto che le ferite rimangono sui corpi dei protagonisti, li vediamo spesso con fasce eccetera eccetera, mi ha ricordato in parte Bleach. Se è pur vero che il 99% dei comprimari di Kenshin compie il proprio destino attraverso duelli con la spada, è anche vero che ci sono diversi personaggi che aiuteranno Kenshin a trovare la propria strada attraverso il potere delle parole. Ad esempio, un personaggio importante è l'aspirante medico Megumi, che non è appunto un combattente, ma con il fatto che verrà salvata da Imura nei primissimi volumi dell'opera, diventerà un personaggio vitale per l'intera storia, anche senza appunto mai impugnare una lama. Tra l'altro la saga in cui viene salvata assomiglia tantissimo alla saga di Enies Lobby di One Piece. E Oda è stato assistente di Uatsuki, che a sua volta omaggia One Piece in una tavola. Coincidenze? E soprattutto è doveroso citare il personaggio di Kaoru, che con le sue parole, con il suo carattere, intreccia la sua storia, intreccia la sua crescita con quella di Kenshin, cambiando così la sua vita e addirittura il destino dell'intera terra nipponica. Nel manga dunque ci troviamo nella neonata epoca Meiji. Il Giappone non ha più uno shogun, l'intera struttura feudale crolla e nelle città è persino vietato portare la spada, simbolo dei samurai, simbolo di un'era passata. Il popolo sta ricominciando a vivere, ha superato il periodo delle guerre interne e questa nuova era è proprio il tema principale di Kenshin Samurai Vagabondo. L'andare avanti, il proteggere i propri cari o in generale chi è in difficoltà, anche impegnando la propria stessa esistenza, questo è un tema ricorrente in Kenshin, e non solo, nei manga in generale. Un eroe vagabondo che accompagna vari personaggi verso il proprio destino e così facendo compie il proprio. Non è certo una novità e non lo era nemmeno negli anni 90, basti pensare a Kenny il guerriero. Tuttavia è proprio questo contesto storico ad arricchire il manga, che già era ben scritto e ben disegnato di suo. La voglia di occidentalizzazione dei giapponesi, samurai che non si sono rassegnati alla fine della loro epoca, assassini ormai votati solo ed esclusivamente ai propri fini personali, vendette che si trascinano da anni. Tutto questo avviene in funzione di quello che sta accadendo nella terra nipponica e questo non è solamente una base per raccontare la vicenda di alcuni personaggi. Ogni cosa accade perché ci si trova in quella terra in quel preciso momento storico. Vi faccio un esempio. In The Walking Dead potrebbero togliere gli zombie e mettere degli insetti alieni che infettano la gente e non cambierebbe nulla, si potrebbero avere gli stessi personaggi, le stesse situazioni, gli stessi colpi di scena. In quel mondo la situazione dell'invasione zombie è solamente uno sfondo alle vicende degli esseri umani stronzi che si ammazzano tra di loro. Se Kenshin invece fosse ambientato anche solo 20 anni dopo, ovvero agli inizi del 1900, la storia non sarebbe potuta nascere, non avrebbe senso. Il manga non esisterebbe, le vicende infatti sono figlie di quel preciso contesto storico e così lo sono i suoi personaggi. E non si può parlare di nuova era senza parlare delle nuove generazioni, un tema che è fortemente presente all'interno di Kenshin, un tema che, diciamocelo, troviamo molto spesso anche in manga più recenti, vedi Naruto. Senza fare spoiler ovviamente, questa tematica ricorre sia nel destino di alcuni personaggi, sia nel finale stesso. D'altronde è impossibile parlare di un paese in pieno cambiamento senza parlare delle prossime generazioni, coloro che dovranno portare avanti il tutto, portare avanti quello che è stato l'operato dei propri predecessori, coloro che erediteranno la volontà del futuro. Volontà di un futuro e incarnazione della prossima generazione è il piccolo Yaiko, che attraverso il duro lavoro, attraverso i durissimi allenamenti quotidiani
e partecipando, assistendo ai combattimenti dei propri compagni più forti, verrà egli stesso stimolato a diventare più forte. I grandi gli mostrano la schiena, sono sì dinanzi a lui, ma lo fanno affinché lui possa rincorrerli, raggiungerli e infine un giorno superarli. Chi ha detto Gohan? Chi ha detto Gohan? Io! Il manga è ottimo, sia dal punto di vista tecnico, troviamo sempre un disegno chiaro e pulito, sia dal punto di vista della narrazione. Le vignette sono tutt'altro che statiche, si potrà dire? Cosa comune trovare infatti, ad esempio, un personaggio che ricopre più vignette per fare vedere una posa di combattimento, oppure ad esempio una pagina doppia che mostra una tecnica importante, attornata in vignettine più piccole, magari dallo sguardo di chi sta assistendo al combattimento. L'autore introduce storie e personaggi arrivando a chiudere tutte le loro storie, sapendo alla perfezione cosa e come raccontarlo, senza mai perdersi in capitoli inutili o filler. Un plauso particolare lo voglio dare a un colpo di scena che avviene verso la fine del manga, che non rivelerò ora, ovviamente, ma è un esempio di perfetto colpo di scena ben costruito, ben scritto. L'autore te lo fa capire attraverso piccoli dettagli ai quali magari uno inizialmente non fa neanche troppo caso, fino a rivelartelo appena poche pagine dopo averti dato tutti i dettagli necessari per arrivare da solo a capirlo. Non ti tiene mai inutilmente sulle spine e non lascia mai nulla al caso. Perché sei lì a dire, ma che palle, l'avevo già capito, è banale. E poi solo dopo ti rendi conto che l'autore stesso avertelo fatto capire. Bello, bello. I 28 volumi della Star Comics scorrono più che velocemente. Certo, il formato, l'edizione è parecchio vecchiotta, dato che il manga qui è uscito circa nel 2001. Tuttavia, in attesa di una perfect edition fatta con i controcazzi, va più che bene. Tuttavia è solamente il formato a essere superato, il disegno, la trama, la caratterizzazione dei personaggi, la struttura stessa delle vignette, nessuno darebbe al manga i 20 anni e più che ormai ha. Credo che sulla qualità di Kenshin Samurai Vagabondo non si possa dire assolutamente nulla, basti pensare che prima di leggerlo non avevo assolutamente idea di questa porzione di storia giapponese, di quello che è stata la fine del 1800. O basti pensare che in questa recensione ho citato manga del calibro di One Piece, Bleach, Naruto, che ne sono eredi cronologici, o anche ho citato Ken il Guerriero, che ne è invece antecedente. E sono sicuro che con conoscenze del mondo manga superiori alle mie, si potrebbero collegare alla via seguita e tracciata da Kenshin anche centinaia se non milioni di altre opere. Ma per il momento mi fermo qua, direi che è più che abbastanza. Leggete insomma Kenshin, Samurai Vagabondo. E allora scudieri, questa era la mia recensione di Kenshin, Samurai Vagabondo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se l'avete già letto, se avete intenzione di leggerlo o qualsiasi cos'altro. Direi che anche per questo video ho parlato più che abbastanza. Ci vediamo nel prossimo video! Boom, sigla, con flash, logo, e tutti a casa, via, montaggio, finito. C'è la tecnica batto, è quella dove la spada è ancora nel fodero, la katana, e avanzi verso il nemico facendo così, no? E tirandola fuori va velocissima, lo scatto è velocissimo e riesci a tagliare in due il nemico. Una cosa simile al canto del leone di Zoro, avete presente quando taglia Akuma che appare dopo? Cioè, velocissimo. Tipo Gaemon, no? Che salta, si ritrova dopo il nemico con la spada sul fodero giù, poi fa così, fa tlac, e poi cadono tutti i nemici, i carri armati che si aprono, a metà si aprono.